Ciao a tutti, io sono Thomas e vi do il benvenuto nel canale dei CryptoFile. Oggi faremo una cosa un po' particolare, in quanto abbiamo ospite il nostro amico Diego che ci parlerà di EOS. Ciao a tutti, do il benvenuto a Diego e approfitto per salutarlo. Come dicevamo, con lui oggi parleremo principalmente di EOS. Però prima appunto di affrontare l'argomento così principale di questa chiacchierata informale, vorrei però invece chiedere a Diego se ci parla un po' di lui, se ci spiega un po' chi è, cosa fa e il suo rapporto con le criptovalute fondamentalmente, giusto per inquadrare un po' così con chi stiamo parlando fondamentalmente. Bene, ciao a tutti, grazie a Thomas per l'introduzione e di avermi aspettato qui sul suo canale. Nulla, raccontiamo un po' come sono arrivato al mondo delle cripto. Diciamo la prima volta che me ne hanno parlato è stata nel 2014. Ricordo che all'epoca stavo facendo un MBA in Bocconi e stavo proprio studiando teoria monetaria, quindi per me è stato un po', un colpo di fortuna, nel senso che era un argomento che mi interessava molto e sono rimasto subito veramente molto molto interessato a questo tema. Il fatto, diciamo, di poter produrre una moneta senza un'autorità centrale, il fatto di scambiarla senza terze parti, insomma, era qualcosa che mi ha da subito affascinato. Negli anni seguenti ero convinto che questa tecnologia avrebbe cambiato il mondo da lì a poco. In realtà poi, come sappiamo, non è successo. Anzi, dal 2014 al 2017 il mercato è sceso, c'è stato molto poco interesse. Ma poi, ancora per un'altra coincidenza, nel 2017 vengo chiamato da un mio amico che mi dice che voleva cominciare a fare del mining. Io ho detto, beh sì, mining, interessante, però insomma non so se ho le competenze tecniche per fare questo. In verità non è stato particolarmente complesso e nel 2017, credo fosse marzo se non ricordo male, ho cominciato anche con un'attività di mining, che poi in realtà ho dismesso a fine 2017 perché ho compreso che non era particolarmente redditizio. Sebbene, oddio, non è redditizio, è stato redditizio, ma soprattutto per la crescita delle cripto, non tanto per il business in sé. Quindi magari se il tema del mining interessa, un giorno possiamo anche parlare nello specifico. È abbastanza tecnico. Sì, ecco, questa chiacchierata, diciamo, la cosa di EOS è più che altro così uno spunto per poterci conoscere, per poter fare delle cose. Però poi, ecco, come dicevamo, se poi così il pubblico è interessato ad altri argomenti, volentieri, insomma, anche per esempio questa cosa del mining potrebbe essere sì, diciamo, dimmi. Sì, no, scusa, dicevo il tema del mining. Come anche, dicevo, per esempio qualcosa di magari anche più generico sul discorso della moneta e di perché il Bitcoin è così importante, quindi qualcosa di un po' più divulgativo, siccome so che tu tra l'altro fai anche delle cose divulgative, insomma, magari anche... concludo un attimo sul tema del mining, diciamo, è un tema interessante perché in verità prima di provarlo in prima persona avevo qualche difficoltà a calcolare con correttezza quale fosse il ritorno di questo investimento e quindi insomma magari mi farebbe, se volete, mi fa piacere condividere insomma la mia esperienza. Come anticipavi, diciamo, io insomma, essendo appassionato di criptovalute, organizzo anche alcuni incontri, alcune conferenze qui su Udine. Ho un'associazione che si chiama Unicorn Trainer, in cui diciamo, parliamo soprattutto di innovazione di startup, e anche all'interno di questa ho organizzato delle serate in questo ambito. Quindi magari vi manderò anche gli inviti per le prossime eventuali. Volentieri. Cerco di contribuire in questo modo alla community, diciamo. Bene, grande. Ecco, poi l'ultima cosa su di me sulle cripto, diciamo che oltre ad avere una passione per le cripto, ho una passione per la data science e machine learning. Diciamo, ho unito questa passione al mondo delle cripto, ho alcuni progetti in questo ambito. Anzi, se vi fa piacere, posso anche mostrarvi. Volentieri. Vediamo se riesco a condividere lo schermo. Sì. Eccolo qui. Sì, ok, lo vedo. Vai. Ecco, ad esempio, questo progetto è un progetto che è nato, diciamo, a dicembre più o meno del 2017.
La mia domanda era se era possibile creare un algoritmo per diciamo, fare una performance superiore a quella del mercato. Sì. Diciamo, questo progetto è stato sviluppato fino a marzo, da marzo è live, diciamo ogni 6 ore questi algoritmi selezionano una o più di una tra le prime 50 monete per capitalizzazione e diciamo selezionano le monete che nelle prossime 6 ore hanno un'alta probabilità di performare più del mercato. Ecco, qui c'è lo storico, diciamo lo storico viene riportato live, quindi ogni 6 ore viene fatta la nostra prediction, è live da marzo, e insomma il ritorno è il ritorno ovviamente teorico, perché poi dobbiamo sottrarre lo slippage e i costi di transazione. Comunque il teorico è di 265% in un periodo in cui effettivamente il mercato invece è sceso dal 32%. Quindi diciamo è un esperimento interessante che online potete andarlo a vedere. È Approfitto e ricordo che tutte le cose che farai vedere oggi comunque sono tutte free, quindi comunque assolutamente. Anzi, siamo noi i primi, e penso che condivida anche tu la cosa, siamo noi i primi a cercare di diffondere queste cose e incitare le persone a provarle a darci dei feedback, insomma, anche, no? Sì, diciamo il motivo per cui abbiamo fatto questo sito era più che altro per provare noi stessi il fatto che l'algoritmo funzionasse. Sì. Perché insomma nei backtest sono capaci tutti di fare numeri incredibili, ma insomma qui quello che volevo vedere era se nel futuro poi la cosa effettivamente funzionava come aveva funzionato nei backtest. Effettivamente insomma i risultati sono interessanti. Beh, chiudo qui, non voglio fare troppa pubblicità. Sì, come poi dicevamo prima, se poi la cosa può interessare, volentieri magari possiamo approfondirla in un'altra. Sì, assolutamente. Un altro tema, diciamo, in cui mi sono interessato a lungo, certo, è tutto il tema dell'analisi tecnica, in cui dirò qualcosa di impopolare, ma io non credo assolutamente. Trovi terreno fertile, perché anch'io sinceramente guardo molto di più ai fondamentali che all'analisi tecnica. Sì, ecco, sì, esatto. Beh, sì, il lavoro che tu fai è molto molto interessante. Sì, è difficile magari farlo con le cripto che sono già live, magari farlo con le ICO sì, ovviamente diventa, però insomma anche con le cripto comunque sono convinto che l'analisi fondamentale giochi una parte importante, insomma magari nei mercati più stabili e più ampi magari l'analisi tecnica è applicabile con dei margini di errore decisamente minori, insomma. Una domanda che faccio sempre di solito a tutti quelli che intervisto: se ci dici un po' quali sono le tue coin preferite e quali invece proprio non sopporti, così una domanda un po' simpatica. Beh, allora, se vogliamo, diciamo, con la solita premessa che questo non è un advice finanziario, no? Chiaro, perfetto, sì, certo. No, beh, diciamo, io in realtà sono soprattutto orientato alle grosse monete. Diciamo che tengo soprattutto Bitcoin ed Ethereum. Bene, sì. Sebbene diciamo non sia un grandissimo fan del massimalismo Bitcoin, sì. Purtroppo è abbastanza forte anche da noi, però insomma ritengo, almeno nella mia ottica di portafoglio, detengo soprattutto Bitcoin ed Ethereum, perché comunque sappiamo bene quanto se ci sia un'altissima correlazione tra il movimento di Bitcoin e di tutte le altre cripto. E poi comunque insomma è il progetto che ha fatto nascere tutto questo mondo, c'è tantissima ricerca in questo ambito, quindi insomma sì, Bitcoin continua a essere una scelta importante per me. La seconda ovviamente è Ethereum, non so se proprio la seconda, forse la prima, perché in realtà insomma quello che promette Ethereum è veramente mind blowing, come dicono gli inglesi, sì, e soprattutto anche tutto questo tema, diciamo, della decentralizzazione spinta che abbiamo in Bitcoin, in cui in realtà non si capisce bene se c'è un leader o meno, qual è il ruolo dei miner piuttosto che del team. Diciamo, alcuni dicono che il ruolo di Vitalik Buterin in realtà sia un problema perché è una presenza troppo ingombrante. Però in verità, dal mio punto di vista, in una fase di crescita e di sviluppo della tecnologia, avere un leader così forte è qualcosa di importante ed è un vantaggio competitivo rispetto ad altri. Chiaro.
anche perché quindi... le prossime cose che introdurranno, plasma, lo sharding, eccetera, cioè vanno fatte in maniera anche, cioè sfruttando un po' l'hype, ovviamente, no? E quindi avere una figura così che catalizza un po' l'attenzione, cioè è importante, anche perché comunque anche lui viene fuori ogni tanto con delle dichiarazioni così un po' sopralleriche, sì, voglio dire, sì. Aiuto sempre. Lui è un nerd. È proprio un nerd al 100%. Sì, quindi insomma è un po' particolare, però ecco, è una figura. Insomma, invito tutti ad ascoltare alcuni dei suoi speech, veramente incredibile. Quell'uomo riesce a dire in 5 minuti, è un bravo uomo, ragazzo, non lo so. Ragazzo, sì, perché è giovane. Quindi sicuramente questi due progetti mi piacciono moltissimo. Altri progetti che mi piacciono sono Cardano. Sì. Ma anche qui un po' il tema è il founder, no? Hoskinson. Che tra l'altro era parte del core team di Ethereum. Ethereum, certo. Un grandissimo developer con un track record importante. Il progetto mi sembra ben strutturato, forse... un po' troppo accademico per l'impostazione, perché diciamo questo è un po' loro prodotto, diciamo rispetto alla timeline, alla velocità ad esempio con cui EOS ha fatto uscire il suo progetto, insomma Cardano è piuttosto lento. Detto questo, insomma, il progetto mi piace. Non so se concordi con me, però forse delle piattaforme più importanti sul mercato attualmente quella è proprio quella un po' più indietro, se vogliamo, dal punto di vista proprio di sviluppo pratico, no? Assolutamente, assolutamente. Poi c'è questa magnifica timeline che viene aggiornata ogni mese, che non si muove mai. abbastanza un imbarazzo, quindi sì, sembra essere abbastanza... Sebbene abbia già una sua blockchain in testnet, però insomma, a differenza di quello che EOS non aveva, no? Perché alcuni mesi fa erano solo gli ERC20 token. Detto questo, insomma, EOS è partita, mentre Cardano dobbiamo ancora vedere. Però, insomma, ecco, mi piace molto. So che tu sei un fan di Cardano da vecchia data, nel senso che hai acquistato Cardano ancora parecchio tempo fa, mi sembra, se non ricordo male da quello che mi dici. Sì, io sono entrato proprio all'inizio, appena, il tuo piano di disponibili, quindi sono entrato molto presto, ho visto questa crescita esponenziale. Ovviamente non sono uscito, perché non esco mai, purtroppo sono un holder. Sono bravissimo di hodling, però insomma sì, questo progetto insomma a dispetto del mercato comunque sta andando bene, sebbene comunque abbia perso sicuramente come tutto il resto per la correlazione col Bitcoin, insomma c'è poco da fare. Quindi sì, un progetto molto interessante, insomma tutti questi progetti diciamo di blockchain 3.0, comunque blockchain con possibilità di smart contract, per me sono interessanti, in particolare questi diciamo che hanno un team importante alle spalle. Oltre a questo mi piace molto Monero, mi piace per le sue caratteristiche di privacy, insomma è probabilmente il primo coin ad implementare caratteristiche di privacy veramente forti. Non è uno dei progetti più nuovi in realtà, no? Ormai è un progetto che alcuni dicono che sia un po' superato, però io sinceramente lo tengo, lo holdo e non l'ho mai venduto, l'ho sempre tenuto e da lì poi sono usciti poi tutta una serie di... Scusa, diciamo, un secondo, un problema di batteria. Ho visto. Ok. Insomma, Ok, siamo salvi. Perfetto. E invece per quanto riguarda le coin proprio minori, hai qualche preferenza? Hai qualche così... qualcosa da tirare fuori dal cilindro, magari che potrebbe interessare un po'? Devo deludere su questo, purtroppo. Tu sei uno abbastanza che, diciamo, che studia più che altro le coin principali. Insomma. Sì, diciamo che per quanto riguarda l'ICO, io ho investito solamente in EROS, quindi davvero sono abbastanza... non perché non creda in questo modello di business, ma perché insomma per me sono già abbastanza rischiose le cripto. Le cripto, certo.
E quindi, diciamo, essendo ancora più volatili, le SEO, diciamo, ho investito in poche di queste. Poi, avendo diciamo, questo interesse anche per il trading algoritmico, diciamo, non era proprio il mio mondo, no? E quindi, diciamo, sì, ovviamente più dati hanno i progetti che analizzi, è ovviamente più facile poter fare un certo tipo di lavoro. Quindi anche purtroppo non ho suggerimenti. No, ma era solo, siccome io rispetto a te invece sono un po' più spavaldo, nel senso che adesso sto cercando un po' di aumentare le mie percentuali in portafoglio di Bitcoin, perché ero abbastanza, cioè fino a un po' di tempo fa proprio avevo solo altcoin, insomma. Okay. Anch'io mi sto un po' convertendo, ecco, però comunque rispetto a te sono un po' più spavaldo. Va bene, ecco, veniamo un po' all'argomento principale per il quale ti ho chiesto e tu gentilmente hai accettato di partecipare a questa chiacchierata informale, che è iOS fondamentalmente, sì. No? Sì. Ecco, qui approfitto anche della chiacchierata che faremo oggi, proprio anche per approfondire il discorso su iOS, perché anch'io personalmente, sinceramente, non sono molto ferrato, nel senso che l'ho sempre vista con un po' di diffidenza, ma anche perché così, diciamo, non essendoci questo famoso testnet attivo, insomma, nei mesi si era parecchio chiacchierato così di... Eccolo qua. Si era parecchio chiacchierato, appunto, questa montagna di soldi che era stata raccolta, la ICO più importante della storia delle cripto, eccetera, però non c'era molto di concreto e quindi, diciamo, anch'io ero parecchio diffidente. Ultimamente ho cambiato un po' la mia disposizione e adesso holdo anche un po' di, diciamo, di iOS e quindi volevo chiederti, come mai questa passione per iOS? Cos'è che ti piace veramente di questo progetto? Beh, allora, premettendo che comunque è un progetto ad altissimo rischio, no? Nel senso, sì. È un progetto, allora, quello che mi affascina è che è un progetto che porta delle grandi novità, poi sul fatto che queste novità funzionino o meno dobbiamo ancora vederlo, certo. Però, ecco, diciamo, quello che mi ha affascinato da subito è proprio il modo in cui iOS era strutturata e anche per il fatto comunque che, come ti ho anticipato, essendoci Dan Larimer alle spalle, sì. Essendo lui, diciamo, il lead developer, avevo insomma un certo endorsement, perché come credo tu sappia Dan Larimer ha già deliberato due progetti importanti, uno sì. È Steam e l'altro è sì. BitShares, sì. Sono sì. Entrambi progetti che già girano su Delegated Proof of Stake, sì. Che è il consensus algorithm, no? Che sì. È alla base di EOS, che è tanto discusso, tra l'altro. Chiaro, chiaro. E quindi già, diciamo, avevo in qualche modo una controprova che questo algoritmo in qualche modo funzionasse, anche se su monete che ovviamente non sono al top della capitalizzazione, però comunque sono nella top 50. No, adesso non ho presente, ma credo che Steam sì. Sia intorno al 20esimo, sì. 30esimo posto. Sì, è abbastanza... Sono comunque monete importanti buone. E comunque funzionano secondo questo meccanismo delegated proof of stake. Sì. E quindi la cosa che mi interessava erano due. Uno, il delegated proof of stake e, diciamo, la scalabilità che porta in termini di transazioni al secondo. Ad esempio, già si poteva vedere con BitShares sì. Che hanno degli exchange decentralizzati che funzionano in maniera rapidissimamente, no? Riescono a sì. Transare moltissime transazioni al secondo. Quindi questo era uno dei punti che mi interessava molto. E l'altro tema che secondo me è davvero interessante, che però forse è anche quello più controverso, è che diciamo nella blockchain di iOS viene introdotta una costituzione. Certo. Cioè viene introdotto tutti gli smart contract che vengono scritti devono essere accompagnati da quello che chiamano Ricardian language, quindi da un linguaggio legalese, diciamo, quindi da un linguaggio leggibile dall'individuo, dall'umano medio, quello che è il codice, no? Quindi linguaggio naturale. Perché? Perché c'è questa? Perché Dan Larimer ha deciso di aggiungere questo linguaggio naturale allo smart contract? Adesso non so
fermami se mi perdo. No, se puoi spiegare un attimo questa cosa di questo linguaggio, perché anch'io sinceramente non sono molto... Allora, diciamo, devo andare un po' indietro. Allora, se cerchi di spiegarla in maniera più semplice possibile, anche per chi magari non è molto addentro come te. Il motivo per cui esiste tutto questo... partiamo dallo smart, allora, gli smart contract, perché sono interessanti? Gli smart contract sono interessanti perché in qualche modo creano un contratto tra degli individui che non è più regolato dal diritto, diciamo, sanzionato dallo Stato, ma è regolato da del codice. Quindi io e te facciamo un contratto, normalmente, diciamo, perché questo contratto venga eseguito, ci deve essere poi la volontà delle parti. Cioè io scrivo che ti darò $100,000 se mi vendi la tua Vespa d'epoca, però poi se tu mi fai passaggio di proprietà io non ti trasferisco il denaro, tu mi puoi fare causa, però diciamo se io non ho la volontà di trasferirtelo cercherò di resistere. Contro questo non può succedere, perché nel momento in cui noi diciamo scriviamo in linguaggio macchina questo contratto, nel momento in cui l'avvenimento scatenante della transazione avviene, il trasferimento di denaro avviene in automatico nessuno può bloccarlo, no? Una volta che lo smart contract viene attivato, diciamo, non si può più tornare indietro. Esatto. Diversamente, se invece avessimo fatto un contratto normale, diciamo, nel momento in cui una delle parti non avesse eseguito il contratto, avremmo dovuto andare da un giudice, il giudice avrebbe ascoltato le nostre ragioni, avrebbe deciso chi ha ragione e chi non ha ragione, ci avrebbe sanzionato e via dicendo. Ora, quindi, la cosa affascinante di smart contract è che, in questo caso, la forma, ossia la forma con cui scriviamo il contratto diventa legge, non è più la forma, è sostanza. Quindi diciamo, noi definiamo le regole di ingaggio in termini formali e non c'è nessuno che debba venire a interpretare quello che noi abbiamo scritto. Ora, tutto bellissimo. Che anche questa è la forza fondamentalmente degli smart contract. Questa è la forza degli smart contract. Sì. Tutto bellissimo, tutto fantastico, se non che tutta questa storia inizia con un fallimento enorme. Perché nel 2016... diciamo la prima grossa smart contract che viene scritto era The DAO, che era questo fondo, diciamo, di investimento decentralizzato che girava su Ethereum, che raccolse all'epoca una cifra veramente importante, se non ricordo male $250 milioni, che era circa il 15% del totale degli Ethereum in circolazione, quindi era veramente qualcosa di importante, se non che nel codice c'era un bug, ossia il codice, diciamo, è stato fatto un hack al codice e diciamo, un hacker è riuscito a bonificarsi l'equivalente di $60 milioni su un suo child DAO, diciamo su un suo conto per fare le cose semplici. Mi risulta che sia forse il secondo o terzo hack più grosso della storia delle cripto, no? Può darsi. Può essere. Insomma, quindi, Ecco, allora, ora qui c'è il problema, no? Perché l'hacker... Poi non si sa, comunque il tema è questo. L'hacker dice no, ma io non ho rubato nulla, io non ho fatto altro che eseguire il codice. Il codice mi permetteva di modificarmi $60 milioni, cosa vuoi da me? Certo. Se veramente il codice legge, la forma e sostanza, io non ho fatto altro che sfruttare il codice. Sì. Ora, questo sembra una follia, una sciocchezza, no? Però in verità, cioè, se ci pensiamo bene, il hacker non ha poi tutti i torti, no? Perché in verità se davvero io e te abbiamo fatto un contratto e l'abbiamo pubblicato sul codice macchina, sarà un problema tuo che non hai letto bene il contratto, formalmente c'era scritto questo. Ora, ovviamente a questo punto c'è stato la divisione della blockchain di Ethereum, c'è stato Ethereum e Ethereum Classic. Ora la community in verità in qualche modo ha deciso da che parte stare. In Ethereum Classic l'hacker ha continuato a tenersi $60 milioni. Certo. Nell'Ethereum, diciamo, chiamiamolo principale, perché oggi effettivamente è principale, quantomeno se parliamo per capitalizzazione, i fondi sono tornati indietro. Quindi in qualche modo la community di Ethereum ha fatto una decisione, però questa decisione ha comportato una divisione della blockchain. Ora, tornando a bomba EOS, senza perderci troppo. Certo. Qual è il senso a questo punto del descrivere con linguaggio naturale uno smart contract? Il senso è che nel caso in cui ci fosse una disputa, come in questo caso, facciamo conto che il DAO fosse stato scritto su EOS invece che su Ethereum. A questo punto nessun hacker avrebbe potuto dire no, scusa, il linguaggio macchina lo permetteva, quindi l'ho fatto. Dice no, ok, il linguaggio macchina aveva un bug, lo permetteva, però l'intenzione del codice
che è rappresentata nel linguaggio naturale, dice qualcosa di diverso. Quindi tu hai fatto un hack, non faremo nessun fork, i soldi torneranno indietro, punto, certo, e basta. Certo. Quindi fondamentalmente si dà la possibilità allo smart contract di essere eventualmente impugnato in un secondo momento, insomma. Esattamente. Una cosa del genere. Ok, ok. Sì, sì. Questo è interessante e mi sfuggiva sinceramente di io. Se noi ci pensiamo, il tema è questo, la blockchain è fantastica perché diciamo toglie di mezzo tutte le terze parti a cui diamo fiducia, però nel momento in cui c'è un problema, non so, nel momento in cui magari io perdo la mia chiave privata o quant'altro, noi non siamo abituati normalmente ad avere tutto questo potere. O comunque siamo abituati ad essere tutelati in qualche modo, certo. E poi questa tutela ha una contropartita, ovviamente mi devo fidare una terza parte e un costo notevole, tra l'altro, sì. Siamo qui nel mondo delle cripto e siamo tutti, diciamo, sappiamo tutti quali sono i problemi in questo ambito, sì. Però detto questo, quando parliamo di mass adoption e quando parliamo di senso comune, è chiaro che il senso comune dice che l'hacker che ha rubato i 60 milioni li ha rubati, però diciamo il purismo, chiamiamolo così, il purista della blockchain dice no, non li ha rubati, assolutamente, il codice è legge, se il codice lo permetteva lui se li ha presi, no? Ora, EOS si butta, diciamo, totalmente dalla parte, diciamo, dell'interpretazione comune, certo, no? Certo, certo, certo. Allora, questo è, secondo me, la grande regolazione, la grande prova che EOS porta sul mercato, però dall'altra parte è anche il grande rischio, perché il fatto di aprire diciamo l'interpretazione di quello che è scritto nella blockchain a un terzo apre un oiato, no? Diciamo, a questo punto qualcuno potrebbe dire vabbè, ma allora a questo punto nessuna transazione è più certa, arriva qualcuno che dice no, guarda, in verità vado da un giudice e chiedo se questa transazione è giusta o meno, insomma, non è più vero che quello che è scritto nella blockchain è lì ed è scritto per sempre, no? E questo mina proprio la filosofia base del Bitcoin, questo, e della blockchain. Esatto, questo mina la filosofia base del Bitcoin e blockchain, quindi diciamo è un'affermazione, cioè è un tentativo abbastanza estremo. Ora poi nella sostanza, perché poi sai, c'è sempre la teoria e la pratica, no? Questo dal punto di vista teorico è assolutamente vero, diciamo questo concetto mina la base, diciamo quasi il fondamento della blockchain, però detto questo c'è anche il tema della community, cioè la community, i detentori di EOS permetteranno mai che si vada in una strada degenerativa di questo tipo? Chiaro. Se a un certo punto i block producer decidessero di adire a un collegio arbitrale per ogni transazione, o comunque per transazioni che sono un po' incerte, e questo sarebbe un problema per l'intera blockchain, e quindi perché farsi del male da solo, no? E questa è un po' la teoria di Brocchi. Quindi, allora, veramente nessuno sa come andrà a finire questa cosa. Potrebbe avere un successo incredibile, perché in verità, diciamo, la mass adoption nelle crypto ancora non l'abbiamo vista, e non l'abbiamo vista anche perché ci sono delle complessità, no? Ci sono questo fatto che il codice legge, questo fatto che se tu perdi la chiave hai perso per sempre tutti i tuoi fondi. È una conseguenza, un corollario, non lo so, quasi necessario forse di come è strutturata la blockchain oggi, però non so quanto questo sia utile per la mass adoption. Beh, ma anche la stessa DPoS, che fondamentalmente viene vista sotto cattiva luce dai puristi del Bitcoin, perché alla fine va a minare proprio appunto questa filosofia, però ovviamente permette delle transazioni nettamente superiori e questo è un limite chiarissimo del Bitcoin, di Ethereum e questo che ho portato è un altro tema interessante su cui secondo me c'è un po' di diciamo massimalismo, no? Nel senso è vero, è verissimo che dal punto di vista teorico il meccanismo di consenso di Bitcoin e anche di Ethereum è estremamente più decentralizzato, nel senso io mi posso comprare dell'hardware, faccio il mio mining, cioè chiunque può diventare, chiamiamolo, chiunque può partecipare diciamo alla sicurezza della rete, mentre in EOS ci sono solo 21 block producer che vengono eletti. Ok, questa è la teoria, va benissimo, è sicuramente Ethereum e Bitcoin sono estremamente più decentralizzati da questo punto di vista, se la mettiamo dal punto di vista teorico, però se andiamo dal punto di vista pratico, le cose non sono più così chiare, no? Adesso magari fa piacere condividere con te.
Se noi vogliamo, allora, perché il tema della decentralizzazione, ad esempio in Bitcoin e Ethereum, è vero sì. Dal punto di vista teorico, ma dal punto di vista pratico dobbiamo farci qualche domanda. Chiaro, esempio, chiaro. Questa è la distribuzione della hash power per quanto riguarda la catena blockchain, la blockchain Bitcoin. Bitcoin, sì. Sì. Vediamo che quattro mining pool... Sì. Posseggono più del 51% della potenza di calcolo totale. Ora, insomma, sappiamo che chi possiede il 51% della potenza di calcolo, in teoria... Può fare delle doppie transazioni, insomma. Esatto, può fare delle doppie transazioni. Quindi, anche in termini di... ora, qualcuno potrebbe dire, sì, ok, queste qui sono mining pool, ma delle mining pool sono parte migliaia di miner. Sì. Questo... Lo sappiamo, non lo sappiamo, non ne abbiamo la certezza, e detto questo, io ho fatto mining, io non è che cambiavo mining pool da un giorno all'altro, cioè installavo il mio hardware, il mio software, continuavo a minare con quella mining pool e via. Cioè, nel senso, non è che veramente il singolo utente qui fa molto la differenza. E un altro problema che abbiamo è che con Bitcoin, ma adesso purtroppo anche con Ethereum, abbiamo un produttore di hardware, che è Bitmain, che sì. produce gli ASIC fare il mining, e lui è una sorta di monopolista. Ora in Giappone c'è un nuovo produttore che produrrà anche lui ASIC miner a breve, però a oggi diciamo Bitmain ha in qualche modo il monopolio dell'hardware. Chiaro. Cioè, certo, io posso produrre dell'hardware per minare Bitcoin, molto meno efficiente e costa di più. Quindi, sì. diciamo, il problema della quindi è centralizzato in questo momento o non è centralizzato Bitcoin? Chiaro. Non lo so. Sì, anche qui vale un po' il discorso che facevi prima, nel senso che anche questi miner, voglio dire, non hanno l'interesse a fare un attacco di 51 e mettere, cioè, anche perché hanno investito notevoli capitali, e quindi non avrebbe, sarebbe assolutamente per sì. loro andare a violare la catena. Vale la stessa chiaro, teoria dei giochi. Però detto questo, se diciamo quante persone effettivamente decidono in questo ambito, sì. ecco, facciamoci qualche domanda. La stessa cosa vale per Ethereum, se non in maniera più forte. Qui vediamo che addirittura tre diciamo mining pools hanno più del 51% della potenza di calcolo totale, no? Quindi diciamo che la situazione di EOS, in cui ce ne sono 21, è quasi meglio da questo punto di vista. So che insomma quello che sto dicendo adesso attrarrà le ire delle persone, però qui sono i dati, guardateli, insomma, poi ognuno si fa la sua opinione su questo. Beh, c'è più di qualcuno anche che sta facendo dei tentativi proprio per cercare di rendere la DPoS oppure altre forme così di proof of stake più decentralizzate, insomma, per esempio anche NIO ultimamente ha cercato di fare un passo in questo senso, e anche delle cose in cantiere, insomma, però anche per esempio anche Stellar, no? Il consensus di Stellar con quella cosa così dei sotto insiemi, eccetera, per cui diciamo in teoria chiunque può entrare a far parte diventare nodo fondamentalmente, partecipare al consensus. Insomma, sono tutti tentativi che cercano un po' di ovviare a questi problemi, anche un po' filosofici, della proof of stake, insomma. In verità, ti dirò che Stellar non lo conosco bene. Mi sono guardato NIO, ad esempio. Sì, sì. sì. E, anche NIO è un derivato di proof of stake. Sì, però sì. In questo caso, mentre in EOS... puoi votare, io ad esempio ho votato per i miei block producer, io al momento non vorrei sbagliare, ma non c'è modo. No, perché diciamo i nodi sono stabiliti dal consensus interno, quindi non tutti possono entrare. Ma invece in EOS, allora tutti i detentori EOS può diciamo votare, allora? Assolutamente, in EOS ci sono 21 block producer che vengono votati continuamente, e diciamo, il voto lo fai con i tuoi EOS, quindi tu diciamo, puoi mettere in staking i tuoi EOS e votare, se non ricordo male, 10 block producer che preferisci. Quindi diciamo, effettivamente i block producer che diciamo, sono in charge nel periodo, sono in charge perché hanno ottenuto
i voti della community. Ora, anche su questo c'è una polemica, no? Perché effettivamente c'è Block One che detiene, ossia Block One è chi ha creato il software di iOS, detiene una grande quantità di iOS e quindi potrebbe muovere. Ha più forza di voto fondamentalmente. Potrebbe, anche se ha dichiarato che non sarebbe intervenuta, però nessuno può bloccarla nel caso in cui volesse farlo. E anche gli exchange hanno un sacco di iOS, perché parliamoci chiaro, in verità nel mondo delle cripto buona parte delle persone detengono le loro cripto all'interno degli exchange. Che è un po' il controsenso di tutta questa faccenda, nel senso che io entro nel mondo del Bitcoin perché credo nella decentralizzazione e poi tengo tutti i miei è il controsenso totale di Coinbase o su Binance, insomma. Cioè. Assolutamente, però questo è un dato di fatto, no? Nel senso chiaro, dietro un dito. E quindi diciamo c'è anche il tema che molti degli exchange hanno un potere di voto enorme. Sì, tra l'altro Bitfinex ha un suo block producer. Sì, quindi diciamo che c'è. Insomma, ci sono delle possibili distorsioni anche in questo ambito. Però ecco, se devo confrontare iOS a NIO, quantomeno in iOS posso votare. In NIO so che NIO ultimamente hanno fatto una modifica per cui il sistema di consensus, diciamo, viene demandato in parte a City of Zion, quindi a un'associazione esterna che non ha niente a che fare, che poi ovviamente anche dal punto di vista politico vi è chiaramente molto legata, però dal punto di vista proprio pratico è esterna al board di NIO, quindi tentativo un po' questo, però ecco, anche qui entriamo in un tema che secondo me è molto interessante, insomma, perché andiamo a vedere tutte queste cose qui e poi in Italia ci sono due gruppi bancari che fanno il bello e il cattivo tempo, come si vogliono, insomma. Però quello di diciamo, sì, sì. Però è il tema che è relativo, sì. A quello siamo abituati. No? Chiaro, quindi, chiaro. Invece, quando parliamo di cripto siamo sempre molto critici. Però, chiaro, sì. Ecco, come ti dicevo, a me non, io sono un po' contrario a tutti questi massimalismi, perché sì, in realtà, insomma, il successo di un progetto è il successo dell'intera blockchain. Quindi, certo. Secondo me ha poco senso essere così, diciamo, forti sulle posizioni che un progetto è meglio dell'altro. Insomma, sicuramente ci sono progetti che hanno caratteristiche migliori degli altri, però ecco, quando ci sono questi tentativi come quello di EOS, potrebbe benissimo fallire, anche perché, come ti ho detto all'inizio, no, è veramente qualcosa di diverso, è qualcosa che crea un vulnus nella teoria di fondo della blockchain. Quindi anche in termini di adoption, voglio dire, uno che è all'interno del mondo delle cripto dall'inizio e che crede fermamente nella decentralizzazione hard, non so quanto gli possa piacere EOS, perché EOS è qualcosa di diverso, che sfida questo paradigma, no? Ma guarda, io quello che penso io personalmente è questo. Cioè, anch'io sono un innamorato come te della filosofia Bitcoin, della decentralizzazione, del fatto di non avere terzi che possono influire, dei costi, tutto quello che vuoi. Tutto il discorso degli underbanked che possono accedere al credito, insomma, sono tutte cose che tutti, diciamo, ammiriamo, se no non saremmo qui fondamentalmente. Però è anche vero che sono invece i progetti più, se vogliamo, anche nuovi e contraddittori anche per certi aspetti che escono e che comunque danno vita al mercato e lo rendono appetibile, interessante, lo riportano al suo stato di nerditudine che aveva un po' all'inizio, insomma, fondamentalmente. Anche le ultime cose che sono uscite, tipo Ether Hashgraph, piuttosto che anche Tolar, ecco, che è un ICO che sto analizzando ultimamente, che si basano appunto su questo sistema di hashing, che è una cosa diversa rispetto alla blockchain, quindi voglio dire, sono tante cose che vanno un po' contro, tra virgolette, che propongono una soluzione diversa, quindi vanno un po' così studiate e analizzate, insomma, per quello che sono fondamentalmente. Però secondo me è proprio, vabbè, io ho un punto di vista un po' particolare, perché quando tutto il giorno di ICO sono sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo, di diverso, eccetera. Però in effetti è vero che Bitcoin è il king del gioco e che ha lanciato tutto, eccetera. Però sono proprio questi progetti, tra cui, vabbè, iOS ormai è un player importante, però ce ne sono tanti altri che propongono delle cose diverse che, insomma, che fanno sì che il movimento sia sempre interessante. Sicuramente l'innovazione nasce dai tentativi, no? Ovviamente chiaro, molti chiaro. Tentativi falliranno, questo, ma lo sappiamo, sono parte del gioco. Sì, beh,
il 90% delle ICO è, tra virgolette, fallita, nel senso... Neanche il 90% proprio... delle startup, se devo dire la verità. Appunto. Quindi, ecco, anche sì, tutti questi argomenti estremamente critici molto spesso sul mondo dell'ICO, sul fatto che la maggior parte sono fallite, anche il 90%, dovrebbero anche confrontarsi con il resto chiaro, dell'innovazione delle startup. Insomma, nel mondo dell'innovazione delle startup la mortalità non è certo più bassa. Inferiore. C'è anche da dire che ci troviamo in un mondo che è, in un mercato che è molto piccolo e che è molto influenzato dalle news e dagli organi di informazione, quindi tante cose vengono un po'... Così anche il 90% dell'ICO è fallito, è una notizia che comunque che attira l'attenzione e fa vendere articoli, fa visualizzazioni, crea mi piace, eccetera. Quindi alla fine, insomma... Mi piace, insomma. Sì, appunto. Però voglio dire, questa cosa di iOS anche, del bug, eccetera, comunque ha attirato l'attenzione anche su iOS, insomma, quindi voglio dire... Assolutamente, sì. Sì, bene o male, basta che se ne parli, insomma, questa è il male. Chiaro. Certo, oltre a questo, beh, diciamo, abbiamo già spiegato un po' perché ti piace iOS e magari sottolineiamo molto velocemente i vantaggi che può avere iOS rispetto a NIO ed Ethereum, soprattutto in un'ottica così di lancio di ICO. Allora, guarda, rispetto a NIO... faccio un po' più fatica perché, ok, ti ho parlato di questo tema, diciamo, dell'elezione dei producer, che sicuramente è uno svantaggio almeno in questo momento. Certo. Un altro tema di cui posso parlare su NIO è sicuramente che, da quanto comprendo, sono molto, tentano di essere estremamente compliant con quello che è il governo cinese. Sì, il governo cinese è un attore, diciamo, un po' difficile da prevedere. Chiaro. E anche non necessariamente... condivisibile da tutti. Sì, è democratico, insomma, fondamentalmente. Quindi questo ecco, lo metto tra i contro. Sì. Poi tra i pro, insomma, mi sembra che comunque anche NIO abbia dei livelli di scalabilità veramente importanti, però ecco, è un progetto che conosco abbastanza poco. Sì. Ma scusami un attimo, Diego, ma il linguaggio di programmazione che si può usare per gli smart contract di iOS, qual è allora? C++. C++. Okay. Ma probabilmente costruiranno anche altri linguaggi. Può essere che costruiscono degli altri linguaggi sopra il C++. Insomma, comunque in questo momento è C++, è stato scelto perché parlavo con uno sviluppatore, un ragazzo che tra l'altro intervisterò prossimamente sul canale, che sta lanciando con la sua azienda un ICO proprio su NIO, e mi diceva che uno dei motivi per cui NIO non lo so, stavo rispondendo per iOS. Difatti diceva che appunto per quanto riguarda NIO, uno dei vantaggi è poter programmare in linguaggi di programmazione tipo C++, cosa che su Ethereum non si può fare, insomma, quindi... Sì, su Ethereum devi scrivere in Solidity. In Solidity, certo. È un linguaggio molto simile a JavaScript. Sì. A breve uscirà... A breve, insomma, è in uscita il nuovo linguaggio che si chiama Viper, che invece sarà molto più simile a Python. Sì. Di cui sì. Sono un grande fan, tra l'altro. Quindi spero io qui do per buono quello che mi dici, perché le mie conoscenze informatiche sono molto lacunose, insomma. Però... Vabbè. Comunque sì, C++ è la risposta per iOS, per NIO non lo so, però sì. Diciamo, è un linguaggio che conoscono in molti, anche se non è diffuso quanto JavaScript. Certo. Ed ha il vantaggio di essere estremamente efficiente dal punto di vista della velocità di calcolo. Sì. Però dall'altra parte, insomma, essendo un linguaggio un po' più di basso livello rispetto a JavaScript o Python, sì, diciamo, è più complesso da scrivere. Quindi sì, ci sono i pro e i contro. Ecco, no, diciamo, tornando su invece i vantaggi e svantaggi di iOS rispetto a Ethereum. Ecco, Ethereum e iOS hanno preso una filosofia, un approccio estremamente diverso alla scalabilità. Sì. Diciamo, Vitalik è estremamente contrario alla
chiamiamola pure centralizzazione, che è stata introdotta da iOS con questi 21 block producer. Vitalik vuole che ognuno col suo personal computer possa partecipare alla blockchain, diciamo la sicurezza della blockchain. Questo rende la scalabilità in Ethereum un problema più complesso. Sì. Però se vuoi da un altro punto di vista, più in linea con la filosofia base o storica della decentralizzazione della blockchain. Anche quindi, se però mi sembra che con Casper vogliono comunque introdurre, cioè stanno pensando di introdurre una specie di POS anche loro, insomma. No, beh, diciamo introdurranno un POS, un proof of stake. Proof of stake, sì. Diverso da un DPOS. Delegate, sì. Questo è un argomento abbastanza denso, ci vorrebbe un'intera giornata per farlo. Però, diciamo, è un tipo di algoritmo molto diverso comunque, diciamo, l'idea è di svilupparlo in modo tale che continui ad esistere la decentralizzazione teorica, quantomeno, che oggi esiste, scusa, perché qui cambio slide, perché altrimenti continuiamo a parlare di tutto che non è decentralizzato, poi magari ti racconto anche di questa. Diciamo, quindi l'obiettivo è quello di scalare questa blockchain mantenendola però decentralizzata. Mantenerla più decentralizzata anche a livello teorico. Ora, è molto chiaro il problema, no? Diciamo che se la blockchain deve essere replicata su ogni nodo, e se i nodi sono migliaia, è estremamente difficile essere efficienti. In EOS la blockchain deve essere replicata solo in 21 nodi. Chiaro. Quindi è chiaro il vantaggio dal punto di vista dell'efficienza di calcolo. Sì, no? Il consensus è molto più veloce, ha una procedura molto più veloce di conseguenza. Esatto. Cioè, la quantità di volte che devi replicare il database è in vari ordini di grandezza più basso, no? Quindi la differenza è enorme. Però diciamo qui c'è quello che Vitalik credo abbia definito come il decentralization trilemma. No? C'è questo trade-off continuo tra decentralizzazione, sicurezza e scalabilità. E scalabilità, no? certo. Più sei decentralizzato, meno sei scalabile. Ora, Ethereum, diciamo, vuole mantenere il suo baluardo di decentralizzazione, sì, sì, sempre teorica parliamo, sì, chiaro, aumentando la scalabilità. Sì. E quindi questo, mentre diciamo, sempre per parlare in modo semplice, EOS invece ha fatto una scelta diversa, no? Ha detto che okay, cerchiamo di essere meno decentralizzati, ma aumentiamo subito diciamo, la scalabilità. Certo. Quindi questi sono due approcci diversi, bisogna vedere, bisogna capire se Ethereum riuscirà veramente a scalare come vorrebbe, probabilmente non riuscirà ad essere così scalabile o avere lo stesso numero di transazioni al secondo, quantomeno on-chain, EOS. Però detto questo potrebbe anche sviluppare soluzioni off-chain come ad esempio Plasma. Sì, lo sharding in sostanza, insomma. Lo sharding e Plasma in realtà sono due soluzioni diverse. Cercano di colpire, diciamo, addressing viene l'inglese, allora, di colpire lo stesso problema. Di risolvere, insomma, di risolvere lo stesso problema, perché leggo sempre tutto in inglese. anch'io, sì. Quindi tendono a... Quindi sono due approcci molto diversi. Diciamo che dal mio punto di vista, se veramente Ethereum riuscisse a raggiungere un livello di scalabilità elevata, mantenendo la decentralizzazione teorica, magari anche portandola a livello pratico, sicuramente Ethereum continuerebbe ad essere un progetto molto migliore di quello di EOS. Quindi, non lo so. Ma io, opinione personale, ma io penso che qualcosa di grosso stia bollendo in pentola su Ethereum e stiano anche cercando di fare un po' di confusione tra Casper, tra diciamo i vari protocolli, per cercare un po' di capire anche loro che direzione prendere, però penso che stiano già pensando a qualcosa di interessante. Beh sì, diciamo ci sono tre macro temi, no? Cioè Casper col passaggio al proof of work, al proof of stake, che questo diciamo, era l'inizio di Casper, poi in realtà ora in Casper hanno deciso di inserire anche lo sharding, e quindi l'operazione di blockchain parallele, diciamo il Plasma che è un progetto a parte, però tutti e tre questi progetti dovrebbero andare nella stessa direzione. Poi su questo tema del proof of stake in realtà ci sono un po' di ritardi, no? Questo è il tema, perché già ricordo quando facevo mining e quando comprai le macchine, era marzo del 2017, c'era questo grande spauracchio, dicevo adesso compro la macchina, ma nel momento in cui
Ethereum passerà al proof of stake, il mio hardware sarà inutile. Forse potrò minare altre monete, ma non certo Ethereum. Sì. Mi ricordo che all'epoca diciamo che dicembre 2017 sarà più o meno la data. In realtà dicembre 2017 è passato e ancora non è successo nulla. Non è successo niente. Quindi, e probabilmente arriverà anche dicembre 2018. Non sono in grado di fare una previsione, però ecco, modificare, il problema è che modificare le blockchain che stanno correndo è molto più complesso che un build from scratch. Però insomma, Vitalik è una specie di alieno, quindi sono sicuro che qualcosa diventerà sicuramente qualcosa. Senti una cosa, hai qualcosa altro da aggiungere su questo discorso della proof of stake? Cosa che magari volevo mostrare, che è interessante, divertente, è questo sito, se volete vederlo, 51 Crypto, in cui non so se avrete sentito che ultimamente ci sono stati dei 51% attack a diverse blockchain minori, no? Sì. Questo sito fa vedere quanto costa noleggiare, almeno a livello teorico, il 51% della potenza di calcolo totale di una rete, no? Quindi qui vediamo, avendo questo, diciamo, portare avanti un 51% attack. Vedi, qui c'è il calcolo, no? Bitcoin, $684,000 all'ora. Allora, non è tanto, ma non tantissimo, no? Sembra. E tra l'altro, quello che è interessante, c'è questo NYSHARE Able. Non so se sai, esiste un questo servizio che si chiama NYSHARE, in cui tu puoi noleggiare l'hash power. Dice che quanta hash power è disponibile su NYSHARE? Ok, l'1% del totale che servirebbe per condurre un attacco a Bitcoin. Ho capito. Però, il tema è questo, che quando vedi, se noi scendiamo, no? Quando noi scendiamo qui di dimensione delle monete, veramente la quantità di potenza di calcolo necessaria, il costo per... Sì, è sempre minore. È bassissimo. È per questo che in verità sta succedendo che alcune di queste blockchain vengono attaccate. Chiaro. Quindi anche qui, proof of work... È anche vero che comunque attaccare queste monete minori costa molto meno, ma anche il guadagno sarebbe decisamente inferiore, quindi ovviamente un po'... Assolutamente. Sì. Assolutamente. Sì, no, certo, però ecco, questo era più che altro, non era tanto per fare il punto che si può diventare ricco facendo questi attacchi, ma che effettivamente alcune di queste monete hanno il proof of work, diciamo, che genera la sicurezza in queste monete, è piuttosto limitato, perché se le monete, diciamo, non hanno grande capitalizzazione e non hanno, diciamo, un hash rate importante dietro, in questo caso l'algoritmo di proof of work non necessariamente è così sicuro, almeno sempre a livello teorico stiamo parlando, chiaro. Sempre questo grande, no? Diciamo, a livello teorico può succedere questo, poi nella pratica non accadrà mai, no? Però per diciamo i grandi sostenitori del proof of work, ecco, teniamo ben presente che il proof of work in Bitcoin e Ethereum è qualcosa di veramente sicuro, perché la potenza di calcolo a disposizione dell'intera rete è enorme. Quando andiamo sulle monete un po' più piccole, poniamoci qualche domanda. Ma è interessante questo tema, magari potremmo anche eventualmente approfondirlo in altre situazioni. Io volevo chiederti però, prima di chiudere, volevo farti un altro paio di domande che personalmente mi interessano parecchio. E volevo se ci potevi parlare un attimo di questo discorso degli airdrop, che sta facendo abbastanza... diciamo, ha fatto abbastanza discutere, insomma, no? Nel senso che EOS comunque punterà parecchio sull'airdrop, molto più che gli altri sistemi, sull'airdrop per appunto lanciare nuove ICO sul suo sistema, insomma. Ma allora, questo è un tema, effettivamente ho fatto qualche ricerca e mi sembra di comprendere che non c'è nessuna limitazione al fatto di fare un ICO tradizionale su EOS. Detto questo, oggettivamente... stiamo osservando è una moltitudine di airdrop, nel senso, io non so, avrò 20 coin che mi hanno airdroppato, poi probabilmente non faranno nulla, scompariranno nel nulla nei prossimi mesi, anni, però detto questo, effettivamente questa sembra essere una nuova tendenza che si sta affermando soprattutto in EOS. Ora sui tip magari tu sei più, diciamo, la persona che sa darci una view, però... Da quello che ho capito io, adesso anch'io, ripeto, chiedevo a te proprio anche per cercare di approfondire un po' l'argomento, cioè
adesso su, diciamo, su NIO piuttosto che su Ethereum, diciamo, l'airdrop è una cosa che fa la ICO di sua spontanea iniziativa e regala questi token fondamentalmente per creare hype sul progetto e per cercare un po' di popolare il canale Telegram, cercare di diffondere un po' la conoscenza del progetto. Invece mi sembrava di capire che su EOS è proprio un qualcosa che viene fatto a monte, che viene deciso a monte dal progetto, quindi una cosa decisamente più seria, tra virgolette, insomma. Beh, allora, che non so se è più seria o meno, però sì. Insomma, l'idea è questa, no? Loro, diciamo, fanno un airdrop, poi possono scegliere probabilmente anche su quali indirizzi farlo, sì. Oppure lo possono fare a pioggia, lo fanno proprio su tutti, come ad esempio è stato il caso di EOS DAC, che è stata una delle prime airdrop. Questo era un airdrop per un block producer, quindi EOS DAC è uno dei block producer che sono tra i 21 block producer in questo momento eletti, diciamo io ho una parte di share di questo EOS DAC, la quantità di share che ho è proporzionale alla mia percentuale di EOS sul totale, no? Certo. Quindi diciamo, hanno voluto ridistribuire alla community una parte di questi, di queste, chiamiamole shares di EOS DAC. Ora il meccanismo funziona in questo modo: loro ovviamente detengono una parte del totale, fanno un airdrop per la restante parte, diciamo solitamente in percentuale alla quantità che tu hai nel tuo indirizzo. Nel momento in cui questi coin cominciano ad avere un valore e vengono scambiati, a questo punto loro ne hanno una riserva e quindi in qualche modo hanno fatto un ICO indiretta. Indiretta, certo. Chiedono al mercato di dire: ok, io faccio un airdrop di questi coin, quanto valgono? Quanto valgono? Vediamo la gente quanto è disposta a pagarli quando li scambia. Quanto è disposta a pagare qualcosa che gli abbiamo regalato. Regalato, chiaro, sì. Quindi diciamo in qualche modo è un meccanismo, è un'altra forma di finanziamento, un'altra forma di ICO, diciamo, però in questo caso lei non si chiede più il denaro a chi acquista i coin, ma semplicemente si chiede al mercato, se ne detengono una buona parte, si chiede al mercato di decidere qual è il prezzo, no? È un po' comunque la tendenza che stanno prendendo un po' tutte le ICO, anche quelle non io, tra virgolette, nel senso che comunque ormai la percentuale, diciamo, di cap che viene messa in vendita, soprattutto nella crowd sale, quindi aperta a tutti, è veramente pochissima e viene utilizzata solo per creare hype e per far sì che poi, diciamo, gli investitori vadano a comprare i token. Quindi è una sorta di transizione verso un modello di questo tipo. Però ecco, quello che mi interessava di questa cosa è perché ovviamente questo favorisce e di molto anche il fatto che comunque le persone holdino EOS proprio per poi ricevere anche questi. Quindi voglio dire, questo va notevolmente a implementare la community e il fatto di tenere appunto gli EOS e di conseguenza ovviamente anche sul prezzo, chiaramente. Assolutamente sì. Anche, tra l'altro qua puoi vedere un sito, ma ce ne sono molti, in cui puoi vedere tutti quelli che sono gli airdrop attivi che sono stati, che ci saranno. Quindi guarda, è un imbarazzo della fine. È uno di 41, no? Cioè, quale pagina? Qui ce ne sono 41, però voglio dire, ce ne sono una miriade. E questo in qualche modo, forse, un po' controbilancia anche un'altra delle criticità che sono state sollevate su EOS, il fatto che EOS ha un 5% di inflazione all'anno, no? Quindi, diciamo, ogni anno... È una moneta inflazionaria, insomma, come... È una moneta inflazionaria, come Ethereum, come Stellar. Esatto, bravissimo, come Ethereum, no? Sì. Insomma, detto questo, il 5% di inflazione per una cripto, diciamo, non dovrebbe essere il tuo gruppo, no? Perché, voglio dire, la crescita dei valori rispetto alla FIA dovrebbe essere estremamente superiore al 5%. Però questo è un tema. E questo è il modo in cui, peraltro, viene pagato il costo dell'infrastruttura. Perché, ecco, un altro tema di cui non ho parlato, che secondo me è molto interessante in EOS, è che mentre in Ethereum ogni volta che devo scrivere sulla blockchain, quando io compro degli RC20 token o quando li trasferisco, devo pagare del gas, quindi devo pagare una tariffa alla blockchain per farla funzionare. In EOS l'utente finale non paga assolutamente nulla. Quindi qualsiasi scambio non ha nessun costo per l'utente. Quindi non c'è gas su EOS, fondamentalmente. Non c'è gas su EOS. Diciamo, quindi se io ti mando degli EOS, non ho costo di transazione, insomma.
dal mio wallet al tuo. Esatto, a meno che tu non lo faccia con un exchange. Chiaro, certo, vabbè. Non hai nessun costo. E là questo... ovviamente prendi una bella ammazzata come al solito. Questi transazioni sono coperti, però, perché come dice Dan Larimer, non c'è nulla di veramente, there is no free lunch, non c'è nulla di veramente, sono coperti dall'inflazione. Sì. Quindi diciamo questo 5% di inflazione copre questi costi. Poi tra l'altro... altro tema, quindi nel momento in cui tu devi interagire con, diciamo, una DApp, una Decentralized Application, tu non hai un costo per interagire con quest'ultima, che se ci pensi è in qualche modo il modo in cui siamo abituati ad accedere a internet. Quando io accedo a Facebook, cosa che non faccio spesso, per fortuna, ma comunque, diciamo, non ho un costo per, ad esempio, scrivere qualcosa sulla mia bacheca. Chiaro. Su Ethereum ho un costo, perché ogni volta che scrivo una transazione sulla blockchain devo spendere del gas. Ora, in EOS funziona al contrario, nel senso è, diciamo, la DApp che paga le spese. Quindi io nel momento in cui interagisco con la DApp non ho nessun costo. Quindi se creassero un Facebook distribuito che gira su EOS, gli utenti finali non avrebbero nessun costo per fare qualsiasi tipo di transazione. E questo in qualche modo ci porta un po' più vicino a quello che è il modo in cui siamo abituati a interagire con internet. Certo. Ancora qui quando parliamo di mass adoption, parliamo di cercare di portare la massa a utilizzare un sistema, è molto difficile insegnare a una massa un nuovo comportamento, è piuttosto più facile, diciamo, portargli un tipo di esperienza che è molto vicino a quello che già conoscono. Quindi questo è un altro tema interessante. Poi tra l'altro, ovviamente per invece lo sviluppatore, per la DApp, non è gratuito, diciamo, fare un deployment di questa DApp, e per farla hanno bisogno di acquistare EOS. Quindi questo è un ulteriore, diciamo, incentivo alla crescita del valore di EOS. Se tu vuoi fare un deployment di una DApp di scala tipo Facebook, hai bisogno di avere una parte importante della potenza di calcolo totale della rete. Per averla non devi fare altro che comprare degli EOS. Chiaro. Quindi ancora tu sai per caso quali sono i costi per poter lanciare un ICO su EOS? Allora, no, non so risponderti in maniera puntuale, se vuoi però possiamo... Sì, così. No, perché uno dei vantaggi di NIO è che appunto, adesso io non so di preciso i costi, però uno dei vantaggi di NIO è proprio quello che per poter lanciare un ICO ci sono dei costi da sostenere e di conseguenza tutta una serie di scam che appunto vengono lanciate così tanto per raccogliere qualche Ethereum, ovviamente non vengono tagliate fuori. Ci sono dei costi. Allora, in EOS, qui il discorso è un po' lungo, comunque ci sono tre componenti. Quella che, diciamo, in Ethereum viene riassunta nel gas. In EOS viene spaccata in tre pacchetti. Una è la bandwidth, l'altra è la CPU e l'altra è la RAM. Ora, bandwidth e CPU sono delle quantità che tu hai a disposizione sul totale della CPU totale della rete in percentuale rispetto a quanti EOS detieni. Perfetto. Oltre a questo hai bisogno della RAM, che diciamo è la memoria che ti permette di accedere in maniera rapida ai dati presenti sulla blockchain, e questa dipende sempre da quanti EOS hai, ma in verità esiste un marketplace. Quindi diciamo puoi fare uno scambio di questa, puoi comprarla e venderla. In realtà non lo scambio. Che ultimamente ci sono stati anche dei movimenti piuttosto repentini. E anche assolutamente. Infatti in questo momento, diciamo, il costo della RAM è esplosa, e infatti il costo, diciamo, per fare deployment di una DApp e anche per fare, diciamo, degli airdrop non è del tutto banale. Nel senso che il costo è importante. Poi, Perché devo acquistare della RAM fondamentalmente, perché devo acquistare della RAM. La RAM ovviamente si è apprezzata, di conseguenza anche la cosa diventa... Ecco, su questo tema è una cosa con cui mi sono scontrato e che è molto diverso da tutte le altre blockchain con cui siamo abituati a lavorare. In EOS tu non puoi creare account a rotta di collo gratuitamente. No, nel senso, io ad esempio su Ethereum vado su MetaMask o anche su un altro servizio, mi creo quanti cavolo di indirizzi voglio. Ora, in EOS tu puoi crearti quante coppie di chiavi vuoi, però se vuoi che questo sia un indirizzo funzionante sulla blockchain, hai bisogno di comprare della RAM. E in questo momento, visto che la RAM costa molto, il costo per aprirti un account funzionante è di circa
15 euro, una cosa del genere. Sì. Quindi anche qui è qualcosa di veramente diverso. Continua a essere di natura pseudonima, no? Nessuno sa chi ci sia dietro questo indirizzo. Certo, però è un po' meno pseudonimo, lasciami dire, di rispetto a... perché sai, un conto è poterne generare milioni gratis, un altro conto è se paghi una volta che ne generi uno. Io non ho pagato il mio indirizzo perché avevo gli S20 token su Ethereum e quindi diciamo facevo parte del pacchetto nel momento in cui ho registrato, però volevo crearmi un nuovo indirizzo per fare delle prove e in verità non l'ho fatto perché era complicato e quindi anche questo è qualcosa di veramente fondamentalmente diverso, diverso rispetto a qualsiasi altra cosa, e che può benissimo non piacere. Voglio dire, a me piace, no? Il fatto che un altro tema, tanto per chiudere questo tema di portafoglio, tra l'altro è un tema che hai portato tu all'attenzione, è che mentre diciamo io posso tenere il mio portafoglio Bitcoin nascosto da qualche parte, non usarlo mai nella mia vita, però ritrovarlo tra 10 anni, non è la stessa cosa per EOS, nel senso, se tu non utilizzi il tuo indirizzo per più di 3 anni, questo secondo la Costituzione può essere messo all'asta. Sì, mi ricordo che ti avevo sottoposto io proprio sta cosa. Che può essere messo all'asta. Allora, ora, questo c'è un po' di discussione su questo tema, forse verrà tolto, però diciamo quello che è interessante è la ratio che sta dietro questa, questa idea folle, secondo me, di Dan Larimer, è che in verità chi, diciamo, chi detiene EOS deve partecipare alla community. Sì. Certo. Diciamo, non è che tu li tieni solo per fini speculativi, devi anche votare, devi fare delle operazioni. Se invece il tuo indirizzo lo tieni lì e non ne fai nulla, la community se lo riprende. Questo è, questo è un po' il tema. Ora, io sono abbastanza contrario, no? E credo che molti siano contrari a questo tipo di... Quindi può anche darsi che verrà tolto, perché comunque anche, diciamo, la community di EOS vuole l'adoption, quindi chiaro. Magari lo toglieranno. Però ecco, è interessante per di nuovo portare alla luce qual è la filosofia. La filosofia è che la community deve partecipare. Deve partecipare votando, perché ad esempio basta che tu voti, no? Ad esempio tu voti, ok, a questo punto sei attivo. Non devi fare delle transazioni, però voti. Ma questi voti come vengono? Dal wallet allora praticamente? Sì, sì, ci sono... Allora, dico, io ne ho provato solo uno per questioni di rischio, nel senso che già ho rischiato facendo ne uno perché comunque è una nuova tecnologia. Comunque io ho usato Graymass, che è un wallet che puoi scaricare da GitHub. Tra l'altro la cosa interessante è che su GitHub poi puoi verificare che il pacchetto che scarichi sia originale, non un clone. Puoi controllarlo facendo l'hash di quel pacchetto, quindi insomma è molto sicuro. Quindi ho installato questo software, guarda, purtroppo non ce l'ho qui, se no te lo facevo vedere, però insomma è molto semplice, tu inserisci la tua chiave privata e pubblica e a quel punto hai un elenco di EOS producer, di block producer e voti. Quindi tu dici, io voto questi 10. Diciamo, i 21 che hanno raggiunto la percentuale maggiore di voto saranno quelli che saranno gli ufficiali. In realtà è abbastanza semplice, non è poi così complesso. Detto questo, io l'ho fatto poco tempo fa, perché in verità non mi fidavo di mettere le mie chiavi pubbliche e private dentro Il sito. No? Quindi lo puoi fare sia con Graymass, e poi l'altro grande gateway al mondo di EOS è Scatter, che diciamo è una sorta di MetaMask con un po' di meno funzionalità, però probabilmente lo implementeranno. Comunque questo ti dà la possibilità di accedere e autenticarti col tuo indirizzo a tutta una serie di siti internet o app che stanno nascendo su EOS. Quindi diciamo è effettivamente tutto molto nuovo, però insomma già ci sono delle piattaforme che funzionano. E tu come wallet per detenere i tuoi EOS cosa usi praticamente? Questo Graymass. Graymass. Io ho sentito parlare bene di Simple EOS. Ho sentito parlare bene anch'io, ma non l'ho mai usato, quindi non sono in grado di... Però insomma, è uno di quelli di cui parlano, e quindi probabilmente sicuramente funziona. Diciamo, su
su Grey Mask, puoi votare e puoi, diciamo, trasferire i tuoi iOS. Ora, attualmente questo Grey Mask fondamentalmente è un po' lo standard, insomma, per, come i vuoi. Sì, sì, però insomma, veramente siamo all'inizio, tra magari 2 settimane, obsoleto, non lo so. Chiaro. Ad esempio su Grey Mask, almeno la versione che io, non puoi comprare la RAM, cosa che mi piacerebbe ad esempio fare. Ad esempio per comprare la RAM devi andare su un sito che mi pare si chiami EOS RAM Explorer, qualcosa del genere. Sì, anche lì devi autenticare con Scatter, e poi una volta che sei autenticato con Scatter, diciamo, puoi fare tutte le operazioni. Quindi ci sono vari siti che ti permettono di interagire con la blockchain EOS attraverso Scatter. Diciamo, se qualcuno è abituato a usare MetaMask, è un principio molto molto simile. Praticamente tu ti loghi con il tuo wallet, insomma, è tipo una specie di DEX fondamentalmente, dove non esattamente ti loghi col tuo wallet e puoi tradare, insomma, una cosa del genere. Sì, sì, ecco, lì poi per quanto riguarda la RAM, in verità non è proprio un decentralized, è un exchange decentralizzato, ma in realtà tu non compri dagli altri utenti, ma compri da una... Il market maker, diciamo, è un algoritmo che si chiama Bancor, gira sulla blockchain EOS e detiene, diciamo, tutto lo stock di RAM. Quindi quando tu compri e vendi, in realtà tu compri e vendi da questo algoritmo. Tu non mi puoi vendere la tua RAM. Tu devi venderla all'algoritmo e io devo comprare. Poi a sua volta l'algoritmo, certo. Questo Bene. Io direi che, insomma, abbiamo già chiacchierato parecchio oggi, anche perché non vorrei fare proprio un collegamento chilometrico. Poi dopo, ripeto, se ci saranno delle domande o ci saranno degli argomenti che magari la community vuole approfondire, io ti invito ancora volentieri, anzi spero che tu magari mi dia la tua disponibilità eventualmente a discutere. Magari potrebbe essere sul mining oppure su queste cose un po' più, così, un po' più particolari di iOS, tipo la RAM, eccetera. Io, ecco, per chiudere il collegamento di oggi, volevo farti una domanda così un po' più ad ampio respiro, ed era appunto così: come vedi il futuro delle cripto? Tu adesso, almeno nel prossimo anno, ecco, insomma, qual è la tua visione, ecco, per le cripto? Se sei d'accordo, ora facciamo così, se vuoi parliamo del passato, perché del futuro è un po' più difficile dal suo punto di vista, però, ok, diciamo, ovviamente sono... Io e te non siamo le persone giuste a cui fare questa domanda, perché siamo super biased, no? Quindi, decisamente. Tutto crescerà. Quello che posso fare è magari guardare insieme a te, scusa, vediamo se ho ancora condiviso lo schermo, qualcosa sullo storico, cioè diciamo su che cosa è successo e mettere un po' in prospettiva il periodo in cui siamo. Ora qui ho scaricato un po' di dati, ho fatto qualche analisi, purtroppo ho i dati solo da metà 2011, ma se interessa li vedremo. Allora, questo è il grafico del Bitcoin. Perché mostro il grafico del Bitcoin? Perché come sappiamo al 40% della capitalizzazione e comunque insomma tutte le cripto sono correlate al Bitcoin. Ora vediamo qui, no? Dal 2017 vediamo questa crescita esponenziale, no? Sembra la tipica bolla che è esplosa, no? Tutto questo tema, la bolla esplosa, non esplosa. Ora, in realtà, secondo me, non dobbiamo guardare il grafico con questa scala, dobbiamo guardarlo su scala esponenziale. Questo grafico su scala esponenziale, e se andiamo a vedere questo ultimo periodo, in verità, sì, c'è stata una crescita importante anche rispetto ad altri periodi, ma non è, voglio dire, se c'è una bolla siamo ancora in bolla, nel senso che ancora non... Chiaro. Sì, il grafico esponenziale toglie il rumore di fondo, fondamentalmente ti fa apprezzare quale sia effettivamente la crescita, insomma, no? Sì, più che il rumore di fondo, diciamo, toglie la compounded growth, no? E quindi, diciamo, il fatto che la legge dell'accelerazione dei ritorni, no? Quindi noi vediamo su scala logaritmica e non vediamo più, cioè, insomma, vediamo anche qual è stata la crescita in termini percentuali, anche dal 2012 al 2013, no? Mentre prima vedevamo una linea linea piatta, insomma, fino al 2017. In realtà anche questa che sembra nulla, ma se la vediamo in termini percentuali, è una crescita, è una crescita che vediamo qua, consistente, importante, no? Quindi quando guardiamo lo storico del Bitcoin, o comunque delle cripto, non dobbiamo mai guardarla in termini, diciamo, di scala naturale, dobbiamo guardarla in scala esponenziale, altrimenti
facciamo veramente fatica a capirne il senso. Sì, ecco, certo. Un altro tema è quello dei drawdown, nel senso sì. che effettivamente siamo in un periodo di drawdown, lo sappiamo bene, sì. però è già successo e questo non è certo il peggiore, no? Nel senso, in termini sia temporali che in termini di quantità di decrescita. Vediamo queste linee che vediamo sono i 10 periodi più lunghi registrati nella storia di drawdown, sì, no? Quindi vediamo qui certo. dal 2011-2012 c'è stato un drawdown, nel senso che dal massimo abbiamo fatto una discesa e prima di recuperarlo ci sono voluti 6 mesi. Qui sì. ci è voluto quasi un anno, qui anche quasi un anno, qui pure, qui c'è stata la botta brutta, diciamo quella che sì, ho preso io nel 2014, nel momento in cui pensavo che le cripto avrebbero preso il mondo, in realtà non è successo. E dal 2014 al 2017, cioè diciamo dal top del prezzo, ci sono voluti... Che è stato il periodo di depressione più... Tre anni prima di tornare allo stesso massimo, no? Quindi, che lo spauracchi un po', che potrebbe succedere, fanno forza perché dicono adesso che per i prossimi 3 anni diciamo non si ritornerà. Esatto. Io spero che non succeda, ma potrebbe succedere, nel senso è già successo, no? Ecco, l'ultimo grafico che ti mostro è questo che viene chiamato underwater plot. Sì. Si vede invece la percentuale di cui è sceso rispetto al massimo del tempo, sì, no? Sì, sì. Vediamo che in realtà questa crisi al momento è male, ma non malissimo, nel senso malissimo. Che è la terza, insomma, praticamente, no? Sì, nel 2015 siamo arrivati al 90% rispetto sì. al massimo, no? Sì. Quindi sì. No, questa non è proprio una buona notizia, però è solo per ovviamente con la premessa fatta che insomma sono biased, penso che continuerà a crescere. Sì. Detto questo, dobbiamo e possiamo aspettarci anche di peggio, no? Voglio dire che certo. la storia, seppur breve, ci ha mostrato fluttuazioni anche peggiori. Diciamo, il motivo per cui sono un po' più ottimista, nel senso che sì. spero che questa crisi non duri così tanto, è che rispetto al 2014 il numero di progetti, il numero di tentativi, il numero di nuovi progetti, nuove ricerche che c'è è incomparabile, no? Sì, e quindi spero che qualcuno di questi progetti abbia un breakthrough abbastanza importante da riportare interesse in questo mondo delle cripto. Anche al di là del prezzo che adesso ovviamente è in depressione, quindi noi ovviamente che tradiamo guardiamo il prezzo e quindi se scende ovviamente non siamo contenti, però in effetti i capitali che sono stati raccolti in fase ICO cioè, sono veramente... Assolutamente rilevanti. Insomma, assolutamente chi lavora tutti i giorni ai progetti e sta cercando di portarli avanti per lanciare sì. le mainnet, piuttosto che eccetera, cioè, non si interessa minimamente del prezzo, insomma, si interessa più che è stato raccolto. Esiste un mondo di persone che sta lavorando in questo ambito. Ora, io ho sulla mass adoption il mio più grosso dubbio, che al momento non vedo risolvere da nessun progetto, è la volatilità, diciamo chiamiamolo il pizza effect, no? Diciamo, nessuna delle persone che è all'interno del mondo delle cripto vuole essere quel fattorino delle pizze che ha venduto i suoi 10.000 bitcoin dopo un anno. Prossima pizza, sì. Quindi, quando tu compri le cripto, tendi a non spenderle. Ora, una moneta però per funzionare ha bisogno di circolare. Chiaro. Quindi se io prendo una moneta e non la uso perché non la voglio usare perché credo che crescerà, questa moneta non circola. Chiaro. Quindi chiaro. Questo è un problema, è un paradosso che in questo momento, nel breve futuro, credo che non verrà risolto. Quindi, che c'è molto chiacchierare e magari anche ne parleremo anche in futuro. Sul discorso delle stable coin, fondamentalmente. Esatto. No? Questo potrebbe essere una soluzione. Però ecco, diciamo, progetti che stanno avendo successo in questa direzione non li vedo, no? Sebbene ci stiano lavorando. Chiaro, sì. Sì, perché USDT ha tutte quelle critiche che sappiamo, eccetera. No. Sì. Io sto studiando ultimamente DAI, che è un token che stabilizza il prezzo in base a un algoritmo fondamentalmente, e che è una cosa interessante. Ce ne sono anche altri, adesso so che anche Stellar
in collaborazione con IBM vuole lanciare proprio una stablecoin. BitShare stesso ha diciamo degli stablecoin basati su algoritmi e non su pegging, beni reali, poi non si sa se ci sono. Però detto questo, nel senso non ne sento parlare, non li vedo, non, ecco, questo secondo me è un po', cioè è un bel problema per la mass adoption. Poi detto questo, solo per parlare delle parti critiche, perché ovviamente... Chiaro, se no sembra che sia tutto così. Esatto. Beh, e non a caso le stablecoin le chiamano la Holy Grail del mondo cripto, insomma, no? Nel senso, quella cosa che tutti cercano e che probabilmente nessuno riuscirà a trovare, insomma. Però, ecco, sicuramente sarà uno dei temi più... Io beh, penso... Personalmente... È un buon suggerimento per le tue ICO, dai. Un buon tema. Sì, quello sì. Ma io penso che i due temi più discussi nel prossimo anno fondamentalmente saranno la scalabilità, perché se vogliamo che questa mass adoption arrivi in qualche momento, cioè bisogna essere pronti, insomma è un network come Ethereum che ha 15 transazioni al secondo, ovviamente non è fruibile, insomma basta un CryptoKitties di qualche che per metterlo in ginocchio, insomma, non è possibile. E poi, secondo me, l'altro tema sarà proprio quello invece delle stablecoin, perché tutti gli esercizi che vorranno appunto accettare Bitcoin ovviamente sono un po' bloccati da questa cosa, perché pago un bene in Bitcoin che poi scende del 30% nel mese successivo, è un po' un problema, insomma, no? Quindi chi vorrà accettare i pagamenti in criptovalute ci dovrà essere una sorta di stable coin che vada un po' a ovviare questo problema, insomma. Assolutamente. Stiamo a vedere, dai. Bene, io Diego ti ringrazio, la chiacchierata è stata veramente, veramente molto interessante e come presupponevo avremmo sforato qualsiasi limite di tempo, quindi adesso vediamo se magari dividerla in due puntate, insomma vediamo, però ecco, è stata veramente molto molto interessante, io ti ringrazio veramente e anzi spero che tu mi dia la tua disponibilità eventualmente per fare altre chiacchierate in futuro, magari su temi più specifici, adesso vediamo se appunto la community avrà delle esigenze in particolare e a me piacerebbe proprio approfondire alcune cose che oggi abbiamo così toccato ma in maniera ovviamente superficiale per ovvi motivi di tempo, però ecco. Io sinceramente avrei piacere di fare degli altri appuntamenti di questo tipo. Grazie, piacere mio, dai. Allora... Io ti saluto e ti do appuntamento al prossimo collegamento. Ciao e grazie ancora. Ciao. Grazie, ciao. Ciao. Ciao.